Ormai lo avrete capito, non sono un grandissimo sportivo, ma non per questo non poteva non interessarmi Amazfit Stratos 3. Mi ha sempre interessato, solleticato la serie Stratos, un po' per il suo aspetto massiccio, come gli smartwatch come piacciono a me, e un po' perché ha delle caratteristiche assolutamente peculiari, come per esempio il display transflective, come hanno alcuni Garmin, soprattutto della serie Fenix. Quindi l'ho comprato, lo proverò, farò una recensione, queste sono solamente delle prime impressioni, quindi state con me che andiamo a fare l'unboxing e lo configuriamo. E allora andiamo a fare l'unboxing di questo Stratos 3. Leggiamo prima di tutto le caratteristiche. Quindi impermeabile fino a 5 atmosfere, GPS, GLONASS, Galileo, multisport, always on display. Vi ricordo che ha un display transflective, la possibilità di mettere musica, misurazione della VO2 max, nel senso che questo è veramente uno sportwatch. Allora, e andiamo a vedere anche batteria di 300 mAh. Confezione Amazfit bianca, lo apriamo ed eccolo qua. Ecco qui, allora lo estraiamo dalla confezione senza spaccare tutto possibilmente. Eccoci qua, vediamo cosa c'è nella confezione prima di vedere lo smartwatch. Beh, qua nella confezione, come al solito, ci sarà carica batterie, esattamente, e poi manualetto di istruzioni. Vediamo il caricabatterie, come è fatto. Allora, apriamolo un po'. Una basetta rotonda che va a mettersi qui, come vedete, che va a mettersi qua dietro allo smartwatch, su una basetta magnetica. E adesso via tutto e vediamo un pochettino com'è lo smartwatch. Tiriamo via l'adesivo ed eccolo qua. Vediamo un po'. Allora, qui dovrebbe essere, ha una finitura simile alla fibra di carbonio, vedete? I due pulsanti fisici più altri due pulsanti fisici qua dietro e qua il retro che dovrebbe essere in policarbonato. Adesso lo mettiamo al polso e lo confrontiamo subito con altri smartwatch che ho qui sulla scrivania per darvi anche una sensazione di quelle che possono essere le dimensioni di questo smartwatch. Allora andiamo a vedere. Ecco qui. Come vedete, la dimensione è per polsi importanti, ma anche l'aspetto è un aspetto proprio prettamente sportivo. Andiamo a prendere due smartwatch. Allora, andiamo a prendere qui, per esempio, l'Active 2. Come vedete, l'Active 2 è più piccolo. Diciamo che quanto a dimensioni, questo Stratos 3 è molto più simile, vedete, al vecchio Galaxy Watch, vecchio si fa per dire, da 46 mm, e che ha una cassa per l'appunto da 46 mm. È uno smartwatch sportivo sicuramente per polsi importanti e per polsi maschili. Vediamo un pochettino anche come se la cava dal punto di vista dello spessore. Lo mettiamo a comparazione con il Galaxy Watch da 46 mm. Vedete che, beh, più o meno siamo lì, più o meno ci siamo, ma sicuramente è più spesso, ho sbagliato smartwatch, è più spesso invece dell'Active 2, che ha anche molto più contenuto proprio in termini di larghezza. Ha il cinturino in silicone è intercambiabile, e adesso direi andiamo a configurarlo e poi torno da voi proprio per fare le prime navigate, prime impressioni, e poi mi direte voi invece cosa volete sapere. Allora, prima di tutto la configurazione della lingua, non so se vedete, perché essendo il display transflective non è come un AMOLED, e la scelta è tra English e un'altra lingua, e quindi ovviamente scegliamo English. Vediamo un po'. Aggiungiamo il dispositivo. Orologio. Accetta. Stratos 3. Appoggiamo qui. Io in questo caso lo sto associando a un iPhone XS Max, ma ovviamente è associabile anche ad un sistema Android. Continua. Vediamo un po'. Qui cosa mi dice? Mi dice che, ok, qua si è configurato. Dispositivo.
attivato correttamente. Allora, display prima di tutto. Beh, questo è un transflective, quindi essendo un transflective non potete aspettarvi che vi sia lo stesso grado di luminosità di un display AMOLED. Tanto per farvi un esempio, ho qua l'Active 2 e come vedete la differenza è sostanziale, ma proprio perché stiamo parlando di due display assolutamente differenti e quindi anche in questo caso non bisogna metterli a paragone. Quindi posiamo il nostro Active 2, iniziamo a navigare, vediamo un po', swipe verso il basso, avete le impostazioni rapide, qui la luminosità comunque è settata su 2, quindi la potete anche regolare su 4, su 0, 1, 2, 3 o 4, per ora regoliamola su 4. Poi swipe invece verso da destra verso sinistra e andiamo nel menu vero e proprio con le varie applicazioni. Torniamo indietro, swipe invece da sinistra verso destra e qui, a quanto mi pare di capire, stiamo parlando invece del menu, esattamente del menu delle notifiche, mentre swipe dal basso verso l'alto e qua si entra nei widget che servono per dare le informazioni sullo stato di salute. Andiamo a dare un'occhiata da vicino invece alle impostazioni. Ecco, perfetto, primo segnale che settings è stato fermato, poco male. Andiamo a vedere le impostazioni, vediamo un po' se ce la facciamo. Perfetto, già qua si presenta molto 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 bene, ma ho sentito dire in giro che il software è un po' acerbo, ma prima di esprimere giudizi lo voglio provare per un po' di tempo. Andiamo a vedere i pulsanti, perché su questo lato avete 4 pulsanti, vedete 1, 2, 3 e 4. Allora, cliccando quello sopra vado sugli allenamenti, anche se immagino che questi pulsanti siano poi personalizzabili. Cliccando questo vado invece al menu delle impostazioni rapide. Cliccando, vediamo, questo qua in basso vado ai widget degli allenamenti, mentre cliccando l'ultimo tasto vado invece al menu delle applicazioni. Guardiamo le applicazioni, c'è lo stato di salute, il battito cardiaco, sport, attività, tempo, la sveglia, la bussola, il barometro, location che dovrebbe essere una specie di mappa, musica, la possibilità di rilevare anche il sonno. Vediamo se cliccando da qua su settings si ferma ancora oppure no, vediamo un po'. E no, invece come qui è andata, qui ci sono i vari setting che possiamo mettere. Vediamo se cliccando su general si ferma. Esatto, si ferma ancora, general proprio non ne vuole sentir parlare, ma attenzione bene perché l'ho appena configurato, quindi potrebbe anche esserci un aggiornamento software. Che dire, per questa prima presa di contatto è davvero tutto, e quindi poi mi riservo di esprimere ulteriori giudizi solamente alla fine della recensione. E quindi abbiamo visto questa prima presa di contatto, adesso lasciatemi qualche giorno per provarlo. Nel frattempo vorrei utilizzare questo video, utilizzare questo canale, proprio perché avete delle domande particolari, ci sono delle prove che voi volete che io faccia su questo Stratos 3, bene, allora scrivetemi e io farò il possibile per accontentarvi, e quindi vi do appuntamento a tra qualche giorno per la recensione definitiva di questo Amazfit Stratos 3. Nel frattempo like, iscrivetevi al canale e se volete comprare smartwatch vi ricordo che c'è la mia vetrina amazon.it/shop/alexsmart. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione.